Bentornati ragazzi in un altro episodio di Clash of Clans. Benissimo ragazzi, torniamo perché abbiamo delle notizie sensazionali sul nuovissimo aggiornamento di Clash of Clans. Siamo tornati ragazzi, me l'avete detto in tantissimi, sono sparito nel nulla più assoluto. Nulla. No ragazzi, semplicemente ho avuto tantissimo da fare insieme a Mischio, Frank, Cloudark, Titanium e Geo, ovviamente Geo non può mancare, per appunto scoprire tutto quello che concerne il segreto oscuro degli easter egg all'interno di Black Ops 3 su zombie. Ragazzi, sono tornato. Allora, partiamo subito col dire che è stato scoperto sul... cioè, è stata venuta fuori, trapelata la notizia. Dite quello che vi pare. È venuta fuori questa notizia riguardante l'aggiornamento che doveva uscire questo novembre 2015. Siamo tutti in attesa di questo nuovissimo TH11, ma scopriamo assieme che cosa c'è scritto nel forum ufficiale della Supercell. Allora ragazzi, nel comunicato gli sviluppatori hanno dichiarato che si sono concentrati sull'equilibrare alla perfezione tutte le varie truppe. Infatti il nuovo municipio livello 11 apporterà delle modifiche non poco sostanziali. Nel prossimo aggiornamento verranno introdotte modifiche a tutte le seguenti aree di Clash of Clans, tra cui scudi, un nuovo emozionante concept di villaggio guardia, timer di sessioni e break personale, un matchmaking del multiplayer, bonus delle leghe e calcoli di alto livello dei trofei. Bene, ma arriviamo al dunque ragazzi, per quale motivo ancora non sappiamo nulla riguardante la data di uscita? Bene, non si sa, probabilmente appunto gli sviluppatori hanno avuto qualche problema con lo sviluppo e il bilanciamento delle truppe che saranno appunto introdotte con questo aggiornamento, quindi tra un problema e l'altro probabilmente hanno slittato l'aggiornamento. Ma quando è di fatto sta maledetta data d'uscita? Bene ragazzi, come vi dicevo prima, è trapelato sul forum ufficiale della Supercell che uno dei tanti sviluppatori ha affermato che ci saranno ben non una, non due, non tre, non mille sneak peek. In questo ultimo aggiornamento ci saranno ben 2 settimane di sneak peek. Quindi ragazzi, saremo bombardati sneak peek, ma questo si sapeva, avevamo pronosticato appunto o all'inizio o alla fine di novembre in corrispondenza con le feste natalizie. Perché? Perché è il momento migliore per rilanciare, il momento in cui ci saranno poi tutti quanti a casa, perché poi saranno le feste, si sboccia, figa, si sboccia. Vabbè, a parte questo, abbiamo detto a partire dal 23 novembre per tenere tutti informati ragazzi, e ricordatevi di rimanere aggiornati seguendoci su Facebook, pagina, contropagina, Instagram, tutto quello che volete, sito. Quindi ragazzi, ci saranno 2 settimane di sneak peek, cioè un programma immenso di sneak peek dove ci martelleranno con tutte queste curiosità, con tutte queste novità, e noi potremo giocare forse ai primi inizi di dicembre, se non fine scuola, quindi inizio feste natalizie. E logicamente ragazzi, sarà secondo me una bomba a mano sto aggiornamento. Spolliciate per far capire alla Supercell che vogliamo sto aggiornamento, perché non se ne può più. Volevo squagliare Clash, porca puttana. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere quali sono i temi previsti per questo aggiornamento. Abbiamo scudi parte 1, attacco e difesa, scudi parte 2, la guardia del villaggio e breaks personali, matchmaking, offerte di trofei, bonus leghe, altri sneak peek sull'update che ancora non sono stati rivelati, che scopriremo assieme, e ovviamente il municipio 11 con nuova difesa e nuovi eroi che abbiamo già visto nei precedenti video. Quindi ragazzi, le novità sono tantissime, spolliciate, arriviamo almeno a 10.000 like per far capire a Supercell che ha da muoversi, che ne stiamo aspettando. Tantissima voglia per tutti ragazzi, mi scuso ancora per il ritardo dei miei video, arriveranno poi domani e dopodomani altri video sul canale di Clash of Clans. A tutti, chicchi bestia miei, anche tu saluta. Ciao, ciao, ci vediamo nel prossimo video, tantissima voglia per tutti e ciao.